bentornati al Matteo Risponde. Dalle 15 alle 16 siamo leggermente in ritardo, ma non troppo rispetto al solito. È come Riccardo Luna, quindi facciamo la parte opposta. Di solito tu sei il presentatore, io faccio il presentatore. Tu hai Riccardo Luna, lo conoscete come il Digital Champion, oltre che un grandissimo innamorato di internet, della rete, delle possibilità che la rivoluzione digitale in corso sta aprendo. E con Riccardo parliamo per i primi 10 minuti delle iniziative dei prossimi giorni che facciamo come governo sui temi della rete e più in generale della innovazione digitale. Però prima di entrare ricordo che il Matteo Risponde su Twitter, peraltro chiedo scusa a tutti, ma nel quarto d'ora in cui in realtà è che Luna mi ha dato bidone, doveva arrivare un quarto d'ora prima, non è arrivato, quindi io mi sono sbizzarrito a fare il Matteo Risponde attendendo Luna. Soprattutto tu dici che attendi Luna, al contrario, cioè si fa, vabbè, il consiglio si fa attendere. Ciao Renzi, mi saluti, questa parte qui ragazzi, ci sono, buon pomeriggio Presidente, ciao grande, sono dal Kurdistan, butta il Mac nel cesso Michele Pianta. Ora evitiamo di entrare, anche perché per due grandi sostenitori di Apple non esiste, c'è Fabio che dice buu, e noi svolgiamo anche questa funzione sociale di aiutare alcune persone, ma la rete anche questo, che non sanno che cosa fare, che quindi passano il tempo a sfogarsi sui social. Siamo felicissimi di poter dare una mano a tutti costoro. Bene, dicevo, come funziona Matteo Risponde? Un'ora di trasmissione, che non si deve chiamare trasmissione se non si arrabbia, non fu per Filippo Sensi. Questa ora di collegamento è un'ora in cui noi ci dedichiamo del tempo per rispondere a alcune questioni. Per chi poi è interessato, con l'hashtag Matteo Risponde su Twitter già ci sono una ventina di risposte specifiche e puntuali su singoli temi. E i primi 10 minuti della nostra chiacchierata li teniamo insieme a Riccardo su un tema specifico, appunto quello della, specifico, si fa per dire, della rivoluzione digitale, e poi andiamo avanti da soli, botta e risposta io con voi per una mezz'oretta, quando arriva il secondo ospite della nostra giornata di oggi, che è Enzo De Luca, con il quale parleremo, presidente della regione Campania, con il quale parleremo del patto per il Sud e patto per la Campania. Riccardo, in 30 secondi, che facciamo domani a Pisa? Ma ne facciamo intanto per cominciare in tutta Italia. Sono 30 anni dalla prima connessione di internet in Italia. Collegarono un computer dal CNUSCE, che era il centro per il calcolo elettronico di Pisa, del CNR di Pisa, con una stazione satellitare in Pennsylvania, fu l'inizio di internet in Italia. Quindi in occasione di questi 30 anni, in tutta Italia, non solo a Pisa, si celebra l'anniversario di internet. Ci sono 1200 eventi ufficiali che stanno purtroppo sul sito Italian Internet Day. Scherzando, io dico scherzando, da Fiorentino, che è stato Pisa, perché Pisa è comunque una delle realtà più all'avanguardia. Pisa assolutamente sì, perché Pisa era una delle due, diciamo, la culla dell'informatica italiana, dove è partita la rivoluzione digitale, tra Pisa e Milano, dove c'era il professor Gianni Degli Antoni, che tanto è scomparso qualche giorno fa. E quindi Pisa diventa, diciamo, l'epicentro di questa celebrazione, cioè, domani ci saranno i pionieri della rete, che tra l'altro nessuno conosce, perché quando avvenne quel collegamento fecero un comunicato stampa e nessun giornale lo prese. Effettivamente allora dire mi sono collegato a internet nell'86 non era una notizia, e i giornali giustamente potevano rispondere che cos'è internet, non c'era ancora. Pensa che allora fummo il quarto paese al mondo a collegarci a internet. Chi? E oggi siamo il quart'ultimo d'Europa, questo ti dà l'idea della rivoluzione. Però su questo, allora, quindi domani chi vuole seguire come fa domani? Dunque domani siamo a Pisa in streaming. Vieni qua perché mi sa che sì, sei un po' fuori siamo a Pisa in streaming dalle 10 alle 13, il TG1 fa una lunga finestra la mattina, in speciale TG1, quindi ci seguiranno anche speciali TG1, Sky TG24, Rai News, cioè oltre che la rete. In più in rete è tantissimo, perché c'è un 1200 eventi con l'hashtag Internet Day. La cosa bellissima, quando andate sul sito trovate migliaia di scuole che stanno partecipando, camere di commercio, regioni, comuni, davvero una grande festa. Io devo dire, non mi ricordo una manifestazione così larga su un tema che poi inizialmente sembra così specifico come internet. Cioè migliaia di eventi organizzati in un mese spontaneamente sul territorio, davvero una bella festa. E domani noi prendiamo 3 o 4 impegni. Uno, banda larga. Beh, la cosa migliore per festeggiare è rispondere con i fatti. Cioè è vero che noi siamo partiti quarti, oggi siamo quart'ultimi, e ora è anche vero che la banda larga è... Non si può più rinviare, ne parliamo da un anno e mezzo, il bando è finalmente pronto, no? Immagino, quindi domani finalmente parte. Dobbiamo masciugare qualcuno qui a Palazzo Chigi. Domani ci sono il piano della banda larga, che è stato annunciato da un anno, finalmente arriva a conclusione, un iter molto complicato perché si trattava di mettere d'accordo le regioni, la Commissione Europea, tante autorità, insomma, finalmente siamo arrivati alla fine, che vuol dire che
entro il 2020 tutti gli italiani, in ogni comune italiano, avranno almeno 30 megabit di connessione. Cioè, veramente un sogno. Finalmente riusciamo a chiudere il gap. Tra l'altro, su questo tema della banda larga, ci giochiamo una parte fondamentale dello sviluppo economico del paese. Noi non soltanto oggi dobbiamo rilanciare le infrastrutture tradizionali, lo diciamo sempre, ma dobbiamo soprattutto, anche e soprattutto, rilanciare le infrastrutture digitali. Quindi banda larga, FOIA. Il FOIA secondo me è una buona pratica di dialogo, secondo me, tra governo, Parlamento e società civile, perché la versione che era stata approvata dal Consiglio dei Ministri ha trovato molte critiche, anche garbate ma molto serrate, dalla parte della società civile, nell'iter delle commissioni parlamentari. Tra l'altro il Ministro Madia ha voluto ascoltare il gruppo FOIA Foridali, che rappresentava tutte le associazioni, e adesso finalmente credo che arriva all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri un testo che... Sì, non so se sarà domani pomeriggio alle 18 c'è il Consiglio dei Ministri o se sarà il prossimo Consiglio dei Ministri. Speriamo di riuscire a farlo già domani, che sarebbe perfetto, 29 aprile, così ebbe. E poi c'è una cosa importante è che il FOIA è una parola nuova per l'Italia, è diciamo, uno dei pilastri, diciamo, del possiamo sistema. Dire anche... che il mio formidabile inglese, Freedom of Information Act. Cioè, i cittadini, per dirla invece come lo dicono gli italiani, hanno diritto di sapere, cioè hanno diritto di avere informazioni della pubblica amministrazione anche se non sono direttamente interessati. Quindi, cioè, per esempio, il film Spotlight nasce grazie al Freedom of Information Act, che ha consentito ai giornalisti di avere informazioni. Prendiamo un po' di risposte, Antonio. Gli altri sono da 20 anni che hanno la banda larga gratis. Non è vero, no. Non è vero, nessuno ha da 20 anni la banda larga gratis. Questo è il solito atteggiamento tipico italiano, che si martella tafazianamente, non diciamo che cosa. Però è vero che siamo in ritardo. Quindi non crediamo alle bufale della rete, 20 anni che gli altri hanno la banda larga gratis. No, non è vero. Però noi siamo in ritardo e dobbiamo insistere e investire molto di più. Vincenzo Fanelli, così rischiate una rivoluzione, vediamo di che cosa parliamo. Carissimo Presidente, meno politici, così pagheremo meno persone che riscaldano le sedie. Virginia Longobardi, gigantesco spot per il referendum costituzionale dell'ottobre 2016, ma ne parleremo in un'altra sede. Vediamo se ci sono altre questioni legate alla banda larga di cui ha parlato fino a questo momento Riccardo. Qui stiamo parlando invece Prato, Napoli, PD, reclutamento Polizia e Vigili del Fuoco, vabbè, le prendiamo dopo. Un'ultima considerazione prima di entrare, quindi abbiamo detto della banda larga, abbiamo detto di Internet Day. Io tra l'altro sarò in collegamento con Riccardo da qui, perché domani arriva il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quindi io devo ovviamente ricevere Joe Biden. Però del resto, facendo una festa su internet, il collegamento su internet ci sta tutto, se regge la banda di Palazzo Chigi. Non lo posso ricevere a Pisa, perché con tutto l'affetto verso i pisani, però quello che voglio dire è molto importante, anche perché come sapete questo è un momento in cui stiamo cercando di fare un grande investimento sul recupero di credibilità del paese, dell'Italia e a livello internazionale, specie in questo momento in cui noi discutiamo di banda larga e di abbattere i confini, ed altri immaginano dei muri che sono fuori dal senso della storia, sono controtempo e totalmente slegati da ogni tipo di realtà. Quindi è fondamentale che io domani stia qui per incontrare il vicepresidente Biden. Allo stesso tempo però abbiamo detto di Riccardo per Internet Day, l'hashtag è Internet Day. Abbiamo detto che domani, per chi vorrà seguirlo anche in TV dalle 10 alle 13 su Rai 1, abbiamo detto della banda larga, abbiamo detto del Freedom of Information Act, ci rimane l'ultima cosa. Forse SPID, le competenze digitali. Beh, SPID è un'infrastruttura immateriale, quella di cui tu hai parlato tante volte, il PIN unico, un unico PIN per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. È un'infrastruttura immateriale importante, anzi decisiva per rendere la vita migliore dei cittadini. Partita il 15 marzo abbiamo deciso di aprire una community per andare a capire come funziona, come può migliorare, che intoppi ci sono sul lancio del servizio e quali servizi i cittadini vorrebbero avere a Gacciati a Speed. È davvero una partita importante. Tante volte nel passato la pubblica amministrazione ha lanciato dei servizi che poi sono clamorosamente falliti, questa volta non ci possiamo permettere di farlo. Il modo migliore per non fallire è coinvolgere gli utenti, quindi c'è questo gruppo Speed su Facebook dove l'idea è raccogliere tutti i commenti, migliorare il servizio, creare una community di early adopters o di beta tester, una volta sarebbe detto, no? Cioè come se un progetto in beta permanente che può migliorare con i contributi di tutti quelli che vorranno. Quindi entrate sul gruppo Speed e aiutateci a farlo meglio. Questo è un passaggio importante. Noi abbiamo molto da chiarire e talvolta anche da migliorare. Abbiamo fatto sul FOIA, sul Freedom of Information Act,
Mante, uno delle tweet star, degli utenti storici di Twitter, uno dei massimi esperti della rete, ci aveva segnalato una serie di incongruenze, non soltanto lui a dire il vero, abbiamo cambiato. Idem dicasi per Speed, ho letto delle critiche, delle considerazioni negative, l'identità digitale, chi vuole è pregato di aiutarci a fare meglio. Io voglio ringraziare Riccardo Luna, ci vediamo con lui domani dalle 10 alle 13 in collegamento da Pisa. Buon Matteo risponde, grazie. Vado avanti con i nostri Matteo risponde. Grazie Riccardo. Mattia Ravelli Ruspa, credo che sia un amico di Salvini. Giulio, vabbè, lasciamo questo, sei il numero uno, ti ringrazio. Marco Mauri, ridurre gli sprechi della PA. Ci stiamo lavorando, Marco, è una partita complicata, difficile, ma già alcuni segnali sono arrivati, a partire dal tetto ai super dirigenti, perché poi ce ne dimentichiamo, ma da quando ci siamo noi c'è un tetto ai super dirigenti, agli acquisti centralizzati con Consip e con altre agenzie che sono state ridotte per andare a semplificare gli acquisti e per spendere meno essenzialmente. Vittorio Pastarella scrive ignorante, la ringrazio per la gentilezza e per il garbo della sua considerazione. Angelo Chiaradonna, troppe persone vogliono sedersi sulle poltrone e pochi che vogliono lavorare. Angelo, sapessi a chi lo dice, qui c'è un clima di entusiasmo da parte nostra a Palazzo Chigi, perché da quando siamo qui ci siamo messi elmetto in testa per cercare di sbloccare tutto ciò che poteva essere sbloccato e finalmente dare un segnale di ripartenza al paese. Talvolta c'è, lo dico, lo ammetto, l'atteggiamento di alcuni di voler pensare più a vivere di rendita che non ad avere fame, entusiasmo, energia. Bene, noi siamo assolutamente decisi non soltanto sulle questioni specifiche da affrontare, ma anche proprio come modo di porsi. Per questo nei prossimi giorni faremo un po' di giratine sparse per l'Italia. Vi dicevo, di domani alle 18 il Consiglio dei Ministri, sabato mattina alle 11 inaugurazione del Museo di Reggio Calabria con i bronzi di Riace, poi firma per il patto, firma di alcuni dei patti per il Sud, ne parleremo dopo con Vincenzo De Luca, su Reggio Calabria e sulla Regione Calabria, quindi Catania, patto per Catania, quindi una importante riapertura tra Palermo e Caltanissetta, quindi a Palermo per la firma del patto per Palermo, il giorno dopo un CIPE straordinario con 3 miliardi e mezzo di investimenti, 2 miliardi e mezzo su ricerca, 1 miliardo sulla cultura, il giorno dopo ancora Firenze, poi Matera si corre. Credo che quindi da questo punto di vista, rispetto alla domanda di Angelo, noi abbiamo voglia di fare, di restituire all'Italia l'entusiasmo che questo paese deve avere. Io non ne posso più di quelli che chiacchierano e basta, e che poi quando arriva il momento opportuno si tirano indietro e hanno paura. Sulle riforme abbiamo già detto che ne parleremo in un momento successivo. Poi trovo Alessio Marinario, vendo Tapiro Lamper in utilizzo, ottimo stato, mi pare che sia una grandissima riflessione politica di grande livello. Infrastrutture scolastiche, Danilo Fanzini. Se guardate su Facebook di ieri, cioè su Facebook, gli status di ieri, c'è l'elenco dei 480 milioni di euro che abbiamo liberato, stanziato con il nuovo sblocco di patto proprio per l'edilizia scolastica. E credo che da questo punto di vista il problema non sia molto interessante. Andate a verificare, vi propongo, andate a verificare e guardate se il vostro comune sta dentro i 480 milioni sull'edilizia scolastica. Diamo uno scroll anche su Matteo risponde, c'è una polemica di Stefano Prada su una delle cose che ha detto Riccardo Luna, c'è un grande tema di Riccardo Nicolini su vorresti Sosa allenatore anche per la prossima stagione, e a parte questo prendo un po' di risposte, eccolo qua. Ci vuole più controllo, molto più controllo nelle piccole amministrazioni, è lì che arrivano e intascano i soldi italiani, lo dice Giancarlo Linguetta su Twitter. Io credo che il controllo occorra ovunque, qualcosa. Così lo diciamo in modo molto secco sulla questione corruzione, in tanti mi scrivono su questo.
Noi abbiamo fatto delle regole molto più dure sulla corruzione, contro la corruzione. L'autorità nazionale anticorruzione di Cantone non c'era, l'abbiamo messa noi. Questo ha consentito di commissariare Expo, di commissariare il Mose, di commissariare altre opere pubbliche. Abbiamo aumentato le pene per la corruzione, per la mafia. Abbiamo introdotto per la prima volta in Italia gli ecoreati, abbiamo reintrodotto l'abuso di ufficio, abbiamo introdotto l'autoriciclaggio, abbiamo cioè messo delle regole molto, molto, molto più dure. Può bastare questo? No. Io non sono uno di quelli che si accontenta, io ho fame di risultati e quindi ogni volta che esce una storia di corruzione mi indigno, mi arrabbio, ma quello che deve essere fondamentale è che tutti insieme sappiamo riconoscere che ci sono distinzioni tra intere categorie e singoli che commettono errori o anche gruppi organizzati. E allora, regole più dure? Sì, le abbiamo fatte. C'è bisogno di farle ancora? Noi ci siamo, non abbiamo certo paura. B, c'è bisogno di fare un investimento anche in termini di cultura, di comunicazione? Certo, va ridetto, va restituito con forza il messaggio che è cruciale combattere la corruzione e il malaffare. E lo dico a Giancarlo, non soltanto nelle piccole amministrazioni, perché ce ne sono alcune di grandi che sono degli autentici problemi. Ma allo stesso tempo quello che è fondamentale è che non ci sia l'atteggiamento di chi spara nel mucchio, perché se tu dici che sono tutti uguali, poi i ladri la fanno franca. Questo è un paese in cui, quando ci sono stati degli scandali, si sono fermate le opere, pubbliche o private che fossero, e non si sono arrestati i ladri. Io voglio che i ladri vadano in galera, o comunque coloro i quali che delinquono. Io voglio che ci vadano dopo un regolare processo, dopo che le garanzie della difesa sono state tutte esercitate, ma voglio che ci siano i processi, voglio che si vada a sentenza, voglio sapere chi è che sta rubando il futuro. E da questo punto di vista, per essere molto chiari, il governo è orgoglioso di quello che ha fatto sino ad oggi. C'è bisogno di fare di più? Ci siamo. Non è mai troppo quello che si fa per combattere la corruzione. Quindi pronti a dare una mano, non soltanto sulle piccole amministrazioni, ma contemporaneamente guai a generalizzare, perché chi generalizza, paradossalmente, fa il gioco di chi ha tutto l'interesse a vivere in un sistema confuso, fa il gioco di chi ruba. Io non voglio che ci siano generalizzazioni, io voglio che si dicano i nomi e i cognomi e che si vada a sentenza. Per me questo non è soltanto principio di civiltà giuridica, questo è un principio di buonsenso. Regole dure le abbiamo fatte. Abbiamo già fatte, ma pronti a fare di più. E ho risposto dunque a questo amico Giancarlo su Twitter. Emanuele Iuculano, fonti rinnovabili, Matteo, dove sono? Bene, abbiamo parlato la volta scorsa, anche perché eravamo sotto referendum, ne abbiamo parlato a lungo. L'Italia, nessuno ci crede, ma l'Italia è tra i leader delle energie rinnovabili. Cioè l'Italia è messa meglio della Francia, della Germania, del Regno Unito sulle questioni delle energie rinnovabili. Io la trovo una cosa straordinariamente efficace e fantastica. Cioè noi siamo i più forti di tutti in questo settore, tra i grandi paesi. Dobbiamo fare di più? Sì, stiamo lavorando anche a alcuni progetti molto interessanti. Vi abbiamo a lungo parlato di Enel Green Power. Credo di non dire niente di sconvolgente se dico che nelle prossime settimane verrà fuori un bel progetto interessante anche di Eni sulle questioni delle energie rinnovabili, ma credo anche che ci sia bisogno di uscire dalla cultura dell'incentivo, perché mentre 20 anni fa per diffondere le rinnovabili ci volevano gli incentivi, ed entrare finalmente nella cultura di un moderno piano industriale che consenta ai cittadini di recuperare e di recuperare i soldi che investono su questo. Andiamo avanti sulle varie questioni, cerco di essere il più rapido possibile. Presidente eletto un ministro della Calabria, no, non si mette il ministro della Calabria. Michelle, salutami, Giuseppe, salutami ragazzi, però fatevi vedere, cioè, perché si dice salutami? Andiamo sulle questioni specifiche. È inaccettabile che un movimento come il 5 Stelle sia in Parlamento con un non statuto. Paolo Salvaggio,
problema di 5 Stelle io non ci metto il naso, spero soltanto che ci sia una legge sui partiti che prima o poi applichi l'articolo 49 della Carta Costituzionale. È in progetto qualche sostegno per le partite IVA? Sì, ne abbiamo parlato la volta scorsa con Tommaso Nannicini. In un prossimo intervento che immaginiamo tra maggio e giugno sulla competitività cercheremo di dare una mano più forte anche alle partite IVA. Pietro Ricci, il volume è basso. Michele, quindi alzate il volume, grazie. Michele Rillo, quando firmerà il patto per il Molise? Ancora non è fissato, ma con Frattura siamo pronti a farlo, direi entro il mese di maggio. Ma ti devi levare, Stefano Pascal. Guarda, Stefano, ti devi levare, credo che si riferisca all'aspetto politico. Io sono tra i pochi politici che dice che se perdo, quando perdo, perdo. A differenza di altri che quando perdono le elezioni, un referendum, una campagna elettorale, ti spiegano che alla fine hanno vinto loro. Io sono uno di quelli che quando ha perso le primarie, ha chiuso baracca e burattini e ha detto ho perso, saluto la curva e torno a fare quello che facevo prima, il sindaco. Allo stesso modo ho detto con molta chiarezza che se il referendum della Carta Costituzionale, che si terrà a ottobre, vedrà sconfitto il fronte del sì e vedrà quindi la vittoria dei no, io ne trarrò le conseguenze, perché io non sono un politico come gli altri, cioè io sono uno di quelli che sa da dove viene, sa la propria provenienza, con molta tranquillità, con molta libertà, e sa anche che la politica è un servizio. Qualcuno mi ha accusato, ah tu stai personalizzando il referendum, che sto personalizzando? Se perdi una sfida epocale come quella delle riforme, che fai? Racconti che i cittadini si sono sbagliati? No, se perdi vuol dire che hai sbagliato tu. E quindi la conseguenza di andare a casa sta nella logica dei fatti. Quello però che deve essere chiaro è che questo referendum è un referendum che riguarda alcuni punti specifici di cui si parla da 30 anni. In realtà alcuni sono affrontati fino dai lavori dell'Assemblea Costituente del 46-47. Superare il bicameralismo paritario, cioè dove Camera e Senato fanno le stesse cose, e fai una legge e poi vai al Senato, e il Senato te la rimanda, e poi la rimanda alla Camera, che poi fa una modifica e quindi si va in quarta lettura. E ridurre il numero dei parlamentari, non l'ha mai fatto nessuno. Adesso, se i cittadini diranno di sì, diventerà realtà. Dopo anni in cui sembrava una chimera, sembrava impossibile. Rendere un po' più semplici le relazioni tra regioni e Stato centrale. Oh, diciamola tutta. Intanto c'è un problema di costi, perché che alcuni consiglieri regionali debbano prendere più di quello che prende il sindaco e qualche presidente di regione prenda più di quello che prende il presidente degli Stati Uniti d'America, a mio giudizio è allucinante. Ma accanto a questo aspetto di vil pecunia c'è un argomento un pochino più articolato, cioè da quando c'è stato il titolo quinto, 2001, gli studenti di diritto costituzionale sicuramente sanno a cosa mi riferisco, si è creato un meccanismo di molto complicato, per cui le regioni e lo Stato da un lato litigano su tutto, e questo non è una gran cosa, ma a parte il fatto di litigare su tutto, hanno il piccolo problema, si fa per dire piccolo, che si sovrappongono praticamente su tutto ciò che è sovrapponibile, e si chiama legislazione concorrente. Noi andiamo a semplificare anche su questo, lo Stato fa questo e le regioni fanno quest'altro. Non ci sarà più la promozione turistica di una piccola regione che va in Cina a fare pubblicità alla singola regione, ci sarà la pubblicità italiana, la promozione turistica italiana. Sulle questioni infrastrutturali non ci saranno i veti delle singole regioni, ma ci sarà una politica strategica nazionale. Questa riforma è una riforma enorme, straordinaria, fortissima. Io credo che il voto sì significhi si cambia, significhi si risparmia, significhi si cresce finalmente. Significa che l'Italia non ferma le lancette della storia. Se poi qualcuno vuol votare no, perché ce l'ha con la nostra riforma, benissimo, parliamone, discutiamo, ma è comunque una grandissima opportunità che lasciamo ai cittadini. Io se perdo ne traggo le conseguenze, perché a differenza degli altri io non sono uno che sta aggrappato alla propria seggiolina o al proprio seggiolone. Andiamo a prendere un po' di domande su Facebook. Rendi deducibile l'IMU per le imprese, Gianluca, beh però è un argomento vero, importante, però diciamo anche Gianluca che
questa questione delle tasse alle imprese va un po' affrontata. È uscito ieri il bollettino dell'Istat che dice che abbiamo fatto l'11% di riduzione del carico fiscale sulle imprese. Io faccio l'elenco, senza fare troppe discussioni. IRAP costo del lavoro cancellata, ci abbiamo messo il crocione sopra. Superammortamento al 140% nel 2016 per le aziende che comprano e che fanno investimenti su singole partite di ammodernamento dei macchinari. Una gran cosa. Riduzione dei costi per chi assume. Una riduzione sul diversificata negli anni. Nel 2015 era il 100%, nel 2016 il 40%. Ma è una cosa che ha una portata storica. Cioè, finalmente si tolgono le tasse, si tagliano le tasse a chi crea posti di lavoro. Ci sarà o non ci sarà un qualche risultato dal fatto che in questi due anni la disoccupazione sta scendendo? Io oggi ho visto Le Monde, che è il principale quotidiano francese, che evidenziava la storica prima riduzione di disoccupati in Francia, meno 60.000, e sono contento per il governo francese, sono contento per i disoccupati francesi e per chi sta trovando posti di lavoro, meno 60.000. Voi guardate quanti disoccupati in meno ci sono stati in Italia in un anno, e non ne parla nessuno. Ma questo da cosa deriva? Dal fatto che il governo è bravo? No, dal fatto che stiamo finalmente togliendo ostacoli e pietre dallo zaino degli imprenditori. Allora, l'IMU e l'ICI le abbiamo tolte ai cittadini, e il 16 giugno sarà la festa della fine dell'IMU e dell'ICI per chi ha la prima casa. Rispetto alle deducibilità ragioneremo, cercheremo di lavorare su questo, però insomma mi pare che passi in avanti se ne siamo fatti. Clara, l'Aquila è senza lavoro, i giovani si sentono non bene a carico dei genitori, questa è l'Italia. No, io Clara dico che noi sull'Aquila stiamo mettendo 1.140.000.000 di euro. Con il sindaco Cialente, con il presidente D'Alfonso, abbiamo scritto una serie di impegni, ci stiamo lavorando in modo costante, ci ha lavorato il sottosegretario Paola De Micheli, a suo tempo ci lavorò il sottosegretario Legnini, che adesso è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Noi sull'Aquila abbiamo finalmente messo i denari. Se lei dall'alto vede le 90 gru dell'Aquila, vede che qualcosa è veramente cambiato. Gaetano, le strade siciliane cadono a pezzi, intanto sono le 15.30, vi ricordo che tra qualche minuto arriva il presidente della regione Campania, Enzo De Luca, e discuteremo con lui del patto per la Campania, adesso sulla Sicilia. Noi domani, oggi è giovedì, sono sbagliato, sabato saremo in Sicilia perché insieme al ministro Del Rio e al presidente Armani, che è il presidente di ANAS, riapriremo una delle strade che aveva avuto dei problemi con i vari crolli, viadotti e compagnia bella. Quello che credo sia fondamentale è sistemare l'ordinaria manutenzione oggi. E questo vale per la Calabria da un lato e per la Sicilia dall'altro. Questo poi diventerà, una volta che si sarà chiuso questo lavoro di ordinaria manutenzione, si potrà discutere del ponte sullo stretto. In Sicilia ci sono oltre 3 miliardi di euro pronti da parte di ANAS. Ecco, quello che voglio dirvi è che io non ne posso più di quelli che si lamentano e basta. Ora i soldi ci sono, bene, bisogna spenderli. È l'ora di finirla con questo atteggiamento per cui in presenza di un fracco di soldi, che poi sono soldi delle tasse degli italiani, i politici stanno lì a girarsi i pollici e discutono, sì, però ci vorrebbe... Tutti filosofi della nota filosofia del benaltrismo, ben altro ci vorrebbe. Oh, ma qui c'è la gente che per lavorare ci mette mezz'ora in più perché c'è un viadotto crollato, gli tocca fare un giro pesca pazzesco. Ci sono i soldi? Sì. Che aspettiamo a spenderli e a spenderli bene? Tra l'altro, il nuovo codice degli appalti, qualcuno l'ha contestato, è comunque un tentativo di valorizzare di più l'autorità nazionale anticorruzione e quindi dare un segnale che vada in questo senso. Prendo una domanda da Twitter, sul Matteo risponde, se soltanto il Twitter mi caricasse. Mi sembra bloccato, vediamo se riusciamo adesso a sbloccarlo. Andrea Rei, se Napoli si dichiarasse autonoma e indipendente, questa la tengo per quando arriva De Luca.
Dario pensa a lavorare invece di fare queste puntini puntini su Facebook. Io voglio dirlo con molta franchezza, Dario. Per me questo è un modo per discutere con le persone. Ce ne sono altri? Sì, certo, ci sono le domande dei giornalisti. Io ho fatto un'intervista a Repubblica domenica scorsa, ho risposto nel merito alle domande che mi ha fatto il caporedattore di Repubblica. Domenica prossima vado a Domenica Ine e rispondo alle domande di Gilletti. Ho fatto interviste a varie testate, l'ultima a Farid Zakaria di CNN. Noi facciamo le interviste come facevano i vecchi politici, facciamo anche quelle, non è che ci tiriamo indietro. Però oggi tu hai uno strumento, che è questo strumento straordinario che è la rete, che da questo punto di vista segna una rivoluzione epocale. A me piace l'idea di potermi sentir dire anche le cose che non vanno. Poi ci sono ovviamente i trolls, i pupazzetti, quelli che non sanno che cosa fare, che quindi passano il tempo a divertirsi in questo modo. Va bene, funzione sociale e aiuto psicologico che diamo a persone che ne hanno necessità. Ma poi c'è la possibilità di parlare, di discutere. Quando prima Riccardo Luna vi raccontava cosa possiamo fare sulla diffusione della banda larga, non vi stiamo discutendo, non stiamo parlando di piccole questioncine di periferia. Stiamo parlando delle questioni fondamentali del futuro del paese. E quindi, proprio per rimanere sul tema, l'ananas lo mangi o no da parte di Jacopo, che è una delle domande che svolge una funzione sociale. Presidente, sono una lavoratrice assunta da poco a tempo indeterminato, mi preoccupa il mio futuro, Elena Di Pace, in quanto rischio il licenziamento. Posso dire la verità? Elena, capisco il ragionamento, ma l'assunzione a tempo indeterminato ti è stata resa possibile, l'è stata, le do del lei, perché si è creato un meccanismo, un sistema, una cornice normativa più utile agli imprenditori. Se noi non avessimo cambiato il Jobs Act, probabilmente lei non avrebbe avuto l'assunzione a tempo indeterminato. Le avrebbero fatto decine e decine di contratti da precaria e lei non avrebbe potuto fare una scommessa con il suo fidanzato o suo marito, non avrebbe potuto fare un figlio, non avrebbe potuto avere un mutuo, non avrebbe avuto la possibilità di costruirsi una vita. Con il lavoro a tempo indeterminato, che è reso possibile dal fatto che semplifichiamo le regole e diamo degli aiuti, degli incentivi, lei oggi è assunta a tempo indeterminato. Ha maggior rischio di essere licenziata, lo rischiava anche prima. Il punto è come uno Stato civile e serio crea una rete di protezione per quelli che rischiano di essere licenziati. Io la trovo una cosa di buon senso. Lo trovo un principio di ragionevolezza, lo trovo una cosa sacrosanta. Questo è molto importante perché, lasciatemelo dire, con il Jobs Act i risultati sono straordinari. Alla faccia di tutti quelli che in questi mesi hanno detto ah, ma il Jobs Act, guardate i numeri, più in termini di assunzione e meno in termini di disoccupati. È un dato di fatto. Poi uno dice a me Renzi sta sulle scatole e non lo voterò mai. Legittimo, per carità. Ma il Jobs Act è un successo. Ah, ma l'hanno fatto con gli incentivi. Li abbiamo fatti noi gli incentivi. Li abbiamo trovati noi i soldi per gli incentivi. Li abbiamo studiati noi i meccanismi degli incentivi. Il dato di fatto è che con questo nuovo sistema oggi l'Italia ha più persone che hanno un contratto a tempo indeterminato. Sarà un caso secondo voi che siamo al più 97% dei mutui? Ma ci sono le surroghe? Sì, ci sono le surroghe. Ci sono anche le surroghe. Ma il fatto che finalmente qualcuno torni a credere nel futuro, che l'Italia riparta, dovrebbe vederci tutti contenti, non fare le polemicucce dalla mattina alla sera come quelle che sento fare, che poi uno può avere tutte le opinioni del mondo sul governo. A febbraio del 2018 si vota, vinca il migliore, chi vince grazie alla nuova legge elettorale, chi vince governerà. E non ci sarà più bisogno di creare quei meccanismi che hanno portato per esempio me a Palazzo Chigi. Io non mi sono neanche candidato in Parlamento, sono oggi espressione di un governo che si regge su una maggioranza parlamentare perché nelle elezioni del 2013 non ha vinto nessuno. In Italia vincono sempre tutti, vero? Non ce n'è uno che dica ho perso, ma lasciamo stare. Abbiamo cambiato la legge elettorale per andare in questa direzione, abbiamo, se i cittadini lo vorranno, eliminato il bicameralismo perfetto per cui a questo punto non ci sarà più bisogno del voto del Senato, basterà quello della Camera ed è una rivoluzione spaziale. Ed è un segno di stabilità incredibile, ed è una cosa meravigliosa per il futuro del paese. Bene, nel 2018 votate per chi vi pare, ma il Jobs Act è un successo, sia che votiate per noi, sia che votate per gli altri, perché è un dato di fatto.
Ultimi 5 minuti. E vediamo, io Twitter non riesco a beccarlo. Vediamo il abbassa l'IVA, Antonio. Beh, abbassa l'IVA in questo momento non è la priorità, te lo dico con molta franchezza. Preferisco abbassare, così lo diciamo, partirà un po' di polemiche, ma l'IVA è stata alzata per ultimo dal governo che mi ha preceduto nel settembre del 2013, l'ultimo aumento dell'IVA. Un aumento che io non avrei fatto, ovviamente, è stato un errore. Però è stato fatto l'ultimo aumento dell'IVA. Ora, immaginare che avendo dei soldi per risparmiare far risparmiare i cittadini le tasse, si vada sull'IVA, secondo me è un errore tattico. Cioè noi dobbiamo mettere più denari in mano ai lavoratori, perché è ancora troppo alta la forbice tra quello che paga l'imprenditore e quello che arriva in tasca al lavoratore. Questa è una forbice che rispetto ad altri paesi è ancora più alta. E consentire alle aziende che mettono i soldi in azienda, non che portano i soldi per l'imprenditore a spasso, o che fanno poi giochini di vario genere con quei soldi, di avere uno sconto fiscale. Il superammortamento non lo dai a tutti gli imprenditori, lo dai a quegli imprenditori che investono sulla propria azienda, dalla strumentazione tecnologica fino ai macchinari. Antonella Zedda, metti i soldi, non 80 euro. Antonella, ti svelo un segreto, 80 euro sono dei soldi. Questa storia che gli 80 euro non vanno bene è una cosa che può dire chi c'ha già un fracco di quattrini, ma chi come i 10 milioni di italiani da 2 anni ricevono 80 euro tutti i mesi, 80 euro netti, e magari prendevano 1100-1200 euro, questi 80 euro sono quasi il 10% in più dello stipendio, sono il 6-7% in più dello stipendio. È tanta roba, è molto di più di un aumento contrattuale sindacale, è un aumento che va a incidere, non a caso lo dice anche Banca d'Italia, sui consumi. Ma di che parliamo degli 80 euro? Gli 80 euro sono lo strumento per dare a chi non arriva alla fine del mese qualche elemento di servizio in più. Credo che sia un fatto straordinariamente doveroso e positivo. Prendo l'ultima domanda da Twitter, se mi riesce di... Oh, vabbè, questo è molto complicato. La legge sulle unioni civili, c'era il messaggio di Dario Ballini che ho perduto, l'avevo anche preparato la risposta ma l'ho perduta, in realtà l'avevo preparata prima, magari l'ho lasciata in bozze, no, non è neanche in bozze. Molto, molto semplicemente, il 9 maggio inizierà il voto sulle unioni civili, sì, è vero, e iniziando il 9 maggio il voto sulle unioni civili dipenderà se mettiamo la fiducia o no. Se mettiamo la fiducia, cosa che non è sicura ma è possibile, forse arriverei a dire probabile, direi a Dario Ballini di tenersi libero tra l'11 e il 12 maggio, perché è il giorno in cui viene approvata la legge sulle unioni civili, pregando Ballini e gli altri di non esagerare con i festeggiamenti. Comunque firmeremo la legge con tanto. Ah, questo è fantastico. Matteo Cutrignelli, hai detto che se la Juve quest'anno avesse vinto il campionato tutti saresti dovuto dimettere. È un fake, Matteo, è un fake. La rete, imparate a gestire la rete, ragazzi, lo dico ai ragazzi più giovani. Non è che trovi una cosa scritta con un fotomontaggio fatto nemmeno benissimo e ci credi. Cioè, guardate, la rete non è il luogo dove si trova tutta la verità. La rete è un straordinario strumento importante. Quel post che mi viene attribuito, caro Matteo, è un post falso, inventato, messo su da chi vuole fare polemica. Poi, se mi domandi per chi sono, io non sono per la Juve. Devo riconoscere che la Juve stavolta ha vinto uno scudetto gagliardo, diciamo così, perché ha fatto un campionato dopo l'inizio che c'era stato. Onore a Massimiliano Allegri, a Max Allegri e a tutta la sua squadra, da Fiorentino che abbia vinto proprio l'ultima partita al Franchi non è che mi esalta molto, però devo riconoscere che la Juve ha vinto un grande campionato. Per gli amici che si appassionano al calcio, segnalo ieri c'era una cosa molto bella sulla Stampa, di chi diceva bene fare come la Juve e vincerle tutti, oppure chi come Gramellini, vecchio cuore granata, che spiegava no, a noi ci basta vincere una volta ogni tanto, e faceva un bellissimo articolo parlando dell'Leicester, che anzi fatemi fare a Claudio Ranieri il grande in bocca al lupo,
per quello che è successo, però al di là di tutta questa lunga discussione sulla Juve, sulla Premier League e su tutto il resto, mi raccomando ragazzi, quando guardate internet non pensate che ci sia tutto il vero, quello era chiaramente un falso, come di falsi in rete se ne trovano a migliaia. Io darei il benvenuto, perché lo trovo lì che si è già assiso, seduto insieme al mitico Filippo Sensi, al grandissimo Vincenzo De Luca, che è il presidente della regione Campania e che oggi è... Ciao Enzo, come stai? Ciao. Siamo stati insieme, tu sai questo giochino... Allora, non ho bisogno di spiegare a Enzo De Luca che cos'è il contatto diretto con le telecamere e gli strumenti di comunicazione, perché lui gestisce una... non so se lo fai ancora... trasmissione settimanale che io seguivo da quando ero sindaco, con Enzo che faceva il sindaco a Salerno, e che vi segnalo, andate a vedere perché ha alcune punte di straordinaria e irresistibile potenza. Però al di là delle battute o anche alcune diciamo frasi non propriamente riferibili, oxfordiana, ha questa cultura oxfordiana che però talvolta viene a esplicitarsi in modo diverso dal solito. Scherzi a parte, con Enzo c'è al di là della simpatia una scommessa comune, e quindi io credo che sia molto importante raccontare che cosa abbiamo fatto in questa settimana, che in realtà sulla Campania sono almeno due le questioni. Uno riguarda il patto per la Campania e due riguarda quello che è successo a Salerno. Chiederei quindi a Enzo di introdurre il tema, poi entriamo nel merito delle vostre domande, anche sulla questione di attualità relative alle vicende giudiziarie. Ma Enzo, spiegaci che cosa abbiamo fatto di bello, sia cosa avete fatto voi di bello a Salerno con questa straordinaria inaugurazione della stazione marittima, e poi parliamo del patto per la Campania. Ma è stato un fine settimana molto bello, molto significativo per noi, per la Campania, per la mia città, per l'Italia, credo. È arrivato dal sud un messaggio di speranza, di fiducia, di dinamismo, di modernizzazione del paese, che credo possa avere un valore per tutti quanti. Abbiamo inaugurato una bellissima opera pubblica, la stazione marittima, progettata, disegnata da Zaha Hadid. Non abbiamo potuto avere con noi il 25 aprile Zaha Hadid, che è scomparsa qualche settimana prima, ma è stata veramente una giornata di grande emozione per la bellezza dell'opera inaugurata. Ti devo dire che il giorno dopo, per l'inaugurazione, avevamo centinaia di ragazze e di ragazzi venuti da tutta Italia. E pioveva. Pioveva, ma sono venuti con il vento e l'acqua, perché è un'opera bellissima, quindi è stata una grande emozione. E poi nel pomeriggio abbiamo ricordato al Teatro Verdi, con un Alexio Magistralis di Stefano Boeri, la figura di Zaha Hadid. Ecco, una città che si proietta nel mondo, una città media del sud che cerca di costruirsi un futuro con la grande architettura contemporanea, con l'innovazione urbana, con la trasformazione urbana, che come sapete in Italia è l'avventura più difficile da concludere. In Italia in pratica la trasformazione urbana è quasi bloccata. Bene, una bella grande opera che diventerà un attrattore turistico di valore internazionale. E poi... Tu c'hai su Salerno, diciamolo, perché come dire, qualche architetto di livello c'è stato anche a Firenze, non vorrei adesso discutere di questo, ma devo dire che di architetti contemporanei che allo stesso tempo lavorano nella stessa città non ce ne sono moltissimi come si sono avuti in questi anni a Salerno, perché hai avuto Calatrava che deve ancora abbiamo terminare. Abbiamo avuto il disegno urbanistico da parte di Oriol Bohigas, che ha disegnato la città olimpica di Barcellona. Riccardo Bofill, Piazza della Libertà del Crescent, Zaha Hadid, David Chipperfield, che è un tuo evergreen, perché ci sono state delle vicissitudini, Santiago Calatrava, che non tocchiamo. Di Piazza della Libertà del Crescent non ne parliamo. Devo dire che tu a Firenze sei stato fortunato, perché non c'era, non voglio fare i nomi, qualche associazione ambientalista che c'era. No, oggi. Vabbè. Perché se no la cupola del Brunelleschi non la facevi mai, perché chiaramente allora, fuori scala. Devo tagliare di 42 centimetri il cornicione di un palazzo, quindi Brunelleschi questi problemi non li aveva. Stiamo dando materiale alle prossime trasmissioni televisive, ma Calatrava quando la inauguri? Cioè, Calatrava comincia il lavoro, credo, a primavera prossima, e sarà un'altra opera di grandissima bellezza. Quindi inizia il lavoro primavera prossima, c'è ancora 2 anni minimo. Quindi veramente in 2 anni completiamo tutto il fronte di mare, sarà... una grande avventura che concludiamo con 1000 problemi,
con grande fatica ma con assoluta determinazione. Poi è stato un fine settimana interessante, sei stato a Napoli, abbiamo firmato insieme il patto per la Campania. Quindi, tolta per un attimo Salerno, che è meno importante di Napoli, andiamo sul... e lo risponde grandissimo, cioè è una cosa straordinaria, si vede che è diventato presidente della regione, andiamo sul patto per la Campania. Ora, questo meccanismo del patto per la Campania, per essere chiari, è un patto che noi vogliamo fare in tutte le regioni del sud e in tutte le città metropolitane del sud. Quindi siamo pronti a farlo con tutti. Abbiamo detto con chi iniziamo il primo, con quello più difficile. Di solito nel precampionato si gioca le amichevoli per allenarsi, noi abbiamo fatto la prima partita in trasferta con De Luca, perché andare a ragionare di soldi da investire sul territorio con il presidente Vincenzo De Luca non è la cosa più semplice. E tuttavia confermo che Claudio De Vincenzo è ancora vivo. Insomma, ha rischiato, diciamo la verità, ha rischiato. È uno scherzo, mettiamo sotto titolo, è uno scherzo. Ha cercato di fare pure lui il truffatore, comunque ce l'abbiamo fatta, cioè abbiamo firmato. Sta scherzando, il truffatore era un affetto, era un elemento affettuoso, fortunatamente dicono che si sente poco, però con il labiale. È affettuoso, quello affettuoso. Ci frega i soldi, altro affettuoso, quello cerca di sgraffignare fino all'ultimo euro. Fa comunque il suo servizio al paese. Ci ha dato una grande mano, con grande spirito collaborativo. Allora, di che si tratta? È l'inizio di un grande investimento politico che il governo fa nel sud. Il sud è diventato nel corso degli anni una grande, materia metafisica, il sud. Il sud è diventato nulla nel corso degli anni. A me piace che procediamo così. Abbiamo definito un programma che vale 2 miliardi e 700 milioni di euro, fondi per la coesione, e il patto per il sud prevede un elenco di opere pubbliche puntuali, quindi non finanziamenti generici, e prevede anche un impegno da parte nostra a realizzare nei prossimi 2 anni i primi 500 milioni di opere pubbliche. A me pare una cosa straordinaria. Cioè, se riusciamo a mantenere questa concretezza e questo programma di lavoro in tutta la realtà meridionale, io credo che diamo davvero un contributo allo sviluppo dell'Italia, della ripresa dell'Italia. Fermiamoci un secondo, Andrea Pagani, siete peggio di Beautiful, vorrei vedere, anche perché vorrei capire chi fa ridge e chi fa tor, però io mi sono segnato alcuni punti che poi riprendiamo, quindi mi sono preso la pena, mi sono preso degli appunti, Fabrizio sulla repressione a Napoli, nelle strade di Napoli, Matteo che chiama sull'Irpinia, Marco sulle ecoballe, la metro 1 di Secondigliano, non ho fatto in tempo, da Secondigliano non ho fatto in tempo a prendere il nome. Prima però voglio dire una cosa, allora, il patto per il sud non lo facciamo per fare una comparsata mediatica con De Luca. È un metodo di lavoro che abbiamo cominciato a fare in Campania, così do le date. Sabato presentiamo, l'avevo accennato prima, firmiamo a Reggio Calabria, che è città metropolitana, e in Calabria con l'omologo Mario Oliviero, che è presidente della regione Calabria, e Falcomatà, che è il sindaco di Reggio. Poi andiamo a Catania al pomeriggio e firmiamo con Enzo Bianco, e andiamo in Palermo il sabato pomeriggio e firmiamo con Luca Orlando. Lunedì firmiamo il patto con Marcello Pittella in Basilicata. Questo per dire che dunque siamo partiti e siamo pronti a farlo dappertutto, da Bari a Taranto, parlavamo della Sardegna, qualcuno mi ha scritto dell'Alcoa. Quindi il tema è elenco di cose concrete, punto. E questo consente alla regione di controllare noi e a noi di controllare la regione, mentre i cittadini, anche attraverso gli strumenti di comunicazione diretta, possono controllare entrambi. Allora, in questo patto, noi che cosa abbiamo messo di grande? Abbiamo preso un impegno io e te, così rispondiamo a Marco, sulle ecoballe. Abbiamo cose estremamente significative. Innanzitutto il completamento della rete metropolitana regionale, in modo particolare della metropolitana sulla città di Napoli e nell'area metropolitana di Napoli. Abbiamo un impegno per risolvere il problema delle ecoballe. Abbiamo problemi ambientali. Ecoballo, ci dai, quando è che porti via il tribunale? Allora, credo che a maggio lo facevi, ce la fai a fare? Ce la facciamo per maggio, abbiamo la possibilità oggi di firmare il contratto, perché a venerdì scorso sono arrivati 70 milioni, 2 giorni prima che arrivassi tu in Campania, per la verità. È un caso. Cioè, questa idea. E sono arrivati 70 milioni all'amministratore dell'economia, quindi siamo in grado di fare il contratto. Per maggio partono, vanno via le prime ecoballe. Cioè, questo lo possiamo dire con chiarezza. Sì, a maggio tutti quelli della terra dei fuochi, tutti quelli che giustamente hanno sofferto una delle pagine più, lasciamelo dire, scandalose del recente passato della Campania, possono avere la certezza che noi,
a maggio facciamo partire, che la regione fa partire il primo carico, diciamo, di ecoballe che viene... Parliamo ovviamente di un problema gigantesco, non so quanti dei nostri ascoltatori abbiano la dimensione del problema, parliamo di 5 milioni 600 mila tonnellate di ecoballe, intere montagne di rifiuti, ed è davvero una grande sfida di valore storico, una grande sfida per i nostri territori, perché è parte essenziale della bonifica del territorio e dell'ambiente. Poi ovviamente dovremo proseguire con la bonifica delle vecchie discariche e con il ciclo dei rifiuti, ma è una sfida gigantesca. Potevamo fare un'altra scelta, la poteva fare il governo, la poteva fare la regione, far finta di non vedere niente, perché sono sfide che fanno tremare i polsi anche a chi è abbastanza strutturato. Abbiamo deciso di caricarci il problema, in 2-3 anni noi ripuliremo tutta la regione Campania, per bonificare i territori, ma anche per non avere più l'immagine sporcata dell'Italia, di Napoli, della Campania, perché questo ovviamente blocca tutti i processi di sviluppo turistico nel nostro territorio. Poi ovviamente... Francesco Serri, Brunelleschi lo ha inventato De Luca, prima era un personaggetto, questa non è male come cosa. Questa non è male, meglio di quello che diceva Beautiful, che sicuramente ha avuto una digestione faticosa, lo vedevo un po' nervoso, che... Non gli ho fatto niente, mo sono arrivato. E che cosa? E che... Quindi che diamine, è per Vinci Parco. Dunque, sarà un amico di Maio, una cosa. Fai piano, per bene lì. C'è una domanda per te, Presidente De Luca, quando il prolungamento della metro Salerno verso Università Aeroporto? Questa è nella tua veste di ex sindaco. Questo ovviamente è uno dei progetti che finanziamo con il patto per la Campania. Bene. E qui ovviamente dobbiamo almeno appaltare l'opera entro il 2017, quindi... Abbiamo poco più di un anno di tempo per definire il progetto esecutivo, lo faremo con le Ferrovie dello Stato, e appaltare l'opera, prolungare verso l'università e verso l'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. Bene, poi l'ecoballe, poi abbiamo noi la questione Bagnoli, sono le 15.54, voglio parlare anche un po' insieme a te della questione che ha riguardato il PD, adesso ci arriviamo, però il primo, l'altro, uno dei punti chiave, ma ce ne sono tantissimi, c'è la Napoli-Bari, c'è tutto il tema dell'Irpinia, Matteo ci ha chiesto di intervenire sull'Irpinia, poi dobbiamo affrontare anche la questione dei problemi sanitari, dei problemi di sicurezza della città di Napoli. Andiamo su Bagnoli, noi su Bagnoli abbiamo preso un impegno grande insieme, tu come bonificare Bagnoli, riqualificare tutta l'area di Bagnoli dopo un ventennio di chiacchiere a vuoto e dopo 300 milioni di euro buttati al vento. Questa è una cosa allucinante, 300 milioni di soldi degli italiani buttati via. Tutti quelli che vi sentite parlare su ma Bagnoli, ci sono stati 300 milioni di soldi degli italiani buttati via, che è una cosa che farebbe arrabbiare, direbbero ad Oxford, anche gli angioletti del cielo. Quindi questo tema lo abbiamo messo in campo nel patto per il Sud. C'è stato un dibattito anche sulla storia di Bagnoli, come sapete. Io credo che il governo abbia fatto benissimo. Ora intendiamoci, io difendo l'autonomia dei comuni, del comune di Napoli, le istituzioni elettive devono avere un ruolo decisivo. Certo. Ma bisogna prendere atto del fatto che quando passano 20 anni e non concludi un accidente di niente, il governo ha non solo il diritto, ma il dovere di intervenire anche con poteri commissariali. E il fatto che il governo decida di impegnare altri 270 milioni di euro per bonificare un'area come quella di Bagnoli Coroglio, che è fra le più belle del mondo, a mia memoria non c'è una fascia costiera più bella di quella di Bagnoli Coroglio, è veramente una cosa che deve inorgoglirci. Se poi pensiamo, anche questo è contenuto nel patto per il Sud, che abbiamo deciso di tenere le Universiadi a Napoli, in Campania, nel 2019, parliamo del terzo evento sportivo mondiale, beh, veramente siamo di fronte a una grande sfida. Allora, due osservazioni. Non stiamo parlando di grandi questioni concrete. Nel corso di queste settimane, di questi mesi, ogni volta che io, 9 volte su 10, che sento parlare della Campania, mi trovo di fronte a scienziaterie, fumisterie. Vede, la Campania... Oggi sei petaloso. No, sono normale, ho mangiato, diciamo, una straordinaria... Ma lasciamo perdere. La Campania ha fra le sue competenze la sanità per il 90%, l'ambiente, il trasporto pubblico, i fondi europei. La cosa che sconvolge nel nostro paese è che quando si parla, anche in termini critici, di un governo, si fa fatica a trovare dei riferimenti ai problemi concreti. È una cosa sconvolgente.
Allora noi stiamo facendo in Campania una rivoluzione autentica. La sanità e i fondi europei sono stati per anni i terreni di maggiore espansione della clientela politica e delle porcherie clientelari. Stiamo ripulendo tutto. E comincio a dirlo, ne parleremo poi sulle vicende giudiziarie, che la Campania si propone oggi come un modello nazionale di rigore, di correttezza amministrativa e di trasparenza. E su questo rilancio una sfida a fare un dibattito in qualunque sede, con chiunque, sui temi della trasparenza e della correttezza amministrativa. Ricordo soltanto che per la prima volta noi abbiamo stipulato un'intesa con l'autorità anticorruzione, con la quale ci impegniamo a sottoporre all'autorità tutte le gare che riguardano ambiente e gestione delle acque. Abbiamo fatto la gara per rimuovere le ecoballe, 150 milioni di euro. La gara l'abbiamo fatta insieme con l'autorità anticorruzione, il capitolato lo abbiamo definito insieme. Nel momento della giudica era presente la Guardia di Finanza. Non c'è una regione in Italia dove i livelli di trasparenza siano garantiti in maniera così rigorosa. Quindi nessuno ci dia fastidio su questo piano. Ovviamente Bagnoli è una grande sfida e le cose che dicevamo prima, i problemi concreti, rappresentano anche per noi, classe dirigente meridionale, una grande sfida. Non abbiamo più alibi. Le risorse ci sono, l'attenzione del governo c'è, adesso dipende da noi saper tradurre le idee, le chiacchiere, i programmi, le aspirazioni, i sospiri, gli aneliti in cantieri che si aprono e in lavoro che si realizza, cosa che fra l'altro è la risposta più importante che pensiamo di dare anche quando settori della camorra, della delinquenza organizzata uccidono alle 7 di sera due persone in un rione importante di Napoli. La risposta vera è questa: creare lavoro, creare sviluppo. Lo so che non avremo una risposta domani mattina, ma dobbiamo pur partire per creare altre condizioni sociali. Questo è un punto molto importante. Io vi chiedo ancora 5 minuti di pazienza, perché ci sono altre 4-5 questioncine che però, approfittando della presenza di Enzo, vorrei approfondire. Primo punto molto, molto importante, Enzo ed io veniamo da storie profondamente diverse, da generazioni anche diverse, da luoghi diversi, al di là che mi toccherà querelarlo per la frase su Brunelleschi, però per il resto abbiamo una comunanza nota. Qual è il punto chiave sul quale credo sia opportuno prendere un impegno? Noi sulla lotta contro la corruzione vogliamo stare non soltanto convintamente in prima fila, ma siamo certi del fatto che le nuove regole che stiamo cercando di applicare in Italia e in Campania siano delle regole che possono essere prese a punto di riferimento nel mondo intero. Quando De Luca vi dice, guardandovi in camera, guardate che sulle questioni di modalità di spesa dei denari al sud, coinvolgendo l'autorità nazionale anticorruzione, che è guidata peraltro da un magistrato che ha lottato contro la camorra e che è campano anche lui, quale Raffaele Cantone, ecco, su questo tema noi non abbiamo preoccupazione sulle nostre regole a discutere con chiunque. Prendeteci in parola, ci siamo pronti a discutere se le regole vanno bene o no. Poi naturalmente questo non significa negare che ci possano essere dei fenomeni di corruzione o addirittura di connivenza con criminalità organizzata. E quelle vanno stroncate senza pietà e entrare alle gambe in modo deciso, a condizione naturalmente che a farlo siano le sentenze, le indagini dei magistrati e delle forze di polizia e le sentenze dei tribunali. Perché questo prevede la nostra Costituzione, perché questo prevede il buon senso, onde evitare il giustizialismo. Quindi siamo in prima linea e non ci tiriamo indietro sulle regole. Pensiamo che per far funzionare un paese non si debba aver paura di sbloccare le opere e i cantieri, perché troppo spesso quelli che dicevano ah ma comunque si va poi c'è qualcuno che ci mangia sopra, ecco, il meccanismo non è che allora non si fa più niente, perché se non si fa più niente il paese è condannato alla decrescita, alla infelicità. Si prende e si dice chi è che ci sta mangiando, nome e cognome, e si mette dentro.
Questo è il punto che secondo me è fondamentale da dire come posizione del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio, lasciatemelo dire anche se siamo una sede ufficiale di un partito politico, perché in queste ore la discussione è altrimenti troppo astratta. Nel merito, puntuale, noi siamo in prima linea su questo e aggiungo, su questo punto così riprendiamo Fabrizio e riprendiamo la considerazione che ha fatto Enzo sulle morti di strada, ahimè, cos'è, il Rione Sanità. In Rione Sanità abbiamo incontrato insieme i due sacerdoti, uno del Rione Sanità e Don Angelo di Forcella, non è venuto, però siamo comunque in rapporto anche con loro. Le cose che ha detto De Luca, per uscire da questa situazione innanzitutto creare le condizioni di crescita, di lavoro, poi aggiungiamo da ex sindaci le telecamere, ho visto che l'altro giorno ha inaugurato a Napoli Centrale delle telecamere alla stazione, telecamere come se piovesse nelle zone del centro, illuminazione, perché può sembrare una cosa piccola e banale, ma da sindaci vi diciamo che l'illuminazione è fondamentale e naturalmente la cosa più importante è il sostegno della società civile, delle persone vere, queste parrocchie che sono in prima linea sono straordinarie, sono fatte da degli autentici eroi coraggiosi del nostro tempo, fanno progetti anche di investimento culturale, di coinvolgimento di cooperative, di giovani ragazzi nel lavoro. Però quello che deve essere chiaro è che il governo regionale e centrale ha consapevolezza del problema. Il presidente De Luca è già intervenuto, il ministro Giannini ieri ha firmato il primo decreto per liberare i primi 10 milioni, terremo aperte le scuole perché per combattere la criminalità delle baby gang servono le scuole aperte e chi vuol farsi una risata dall'altra parte della telecamera se le faccia, ma è così, servono le telecamere e servono le scuole aperte e serve la società civile, e però sappiate che questa battaglia per noi è la battaglia. Pensiamo che si debba raccontare anche le cose positive e non soltanto le cose negative, perché la campagna è piena di cose positive. Assolutamente. Allora, vediamo di fare una riflessione di una qualche sostanza sul tema della moralità pubblica e della trasparenza. Senza insultarmi nessuno, né parliamo modo deputati del PD, anche degli altri partiti. No, noi siamo in prima fila e rivendichiamo un ruolo di punta nelle battaglie per la trasparenza e contro la camorra. La moralità delle persone si misura non nei salotti televisivi, si misura nella vita reale, perché distribuire patente di moralità stando seduti nei salotti non vale assolutamente niente. La moralità la dimostri quando ti misuri con l'inferno della vita reale e delle sue contraddizioni, quando vai nei quartieri, quando cerchi di aprire un'opera pubblica, lì devi mostrare la tua moralità e la tua correttezza, altrimenti non vale. Da questo punto di vista noi dobbiamo fare di più. Allora, posso fare una critica rivolta a te? A me sì, basta tu non mi insulti altri. No, gli altri poi li insultiamo in privato quando abbiamo di preoccupare. No, insulti, mi scrivi a me. Noi abbiamo oggi una situazione di questo tipo, parlavamo prima della trasformazione urbana. Renzi è stato nei miei confronti fin troppo duro. Voi sapete che c'è stata la vicenda della Severino. Il Presidente del Consiglio ha sospeso dalle sue funzioni il Presidente eletto dalla Regione Campania 24 ore dopo. Io non ho condiviso quel provvedimento, ma ho capito ovviamente. Ho capito che non si poteva fare diversamente perché avremmo aperto i varchi per polemiche inutili, strumentali, su atteggiamenti ad personam e compagnia bella. Adesso, come si sa, quella vicenda si è conclusa. Processo è finito. Come doveva finire, assoluzione piena, dopo un calvario. Rimane oggi in Italia una questione che è relativa a una illusione di moralizzazione della pubblica amministrazione, che è quella che riguarda l'abuso d'ufficio. Credo che il 99% di chi ci ascolta non sappia questa notizia. Oggi in Italia un funzionario pubblico che viene condannato in primo grado per abuso in atto d'ufficio è rovinato, nel senso che riceve immediatamente il dimezzamento dello stipendio, il demansionamento e lo spostamento a funzioni non operative. Voi pensate che in queste condizioni ci sia un funzionario pubblico che prenderà mai una decisione?
che ci sia un responsabile tecnico in un comune, in una regione, che dovendo approvare una variante in corso d'opera perché magari c'è un imprevisto geologico metterà la firma. Ma quando mai? Noi rischiamo di avere l'Italia paralizzata. Allora raddoppiamo le pene per i ladri, mettiamoli in galera, buttiamo le chiavi, ma cerchiamo di avere rispetto per quei dirigenti pubblici e per quegli amministratori che si assumono la responsabilità di prendere decisioni per creare lavoro, altrimenti l'Italia rimarrà un paese paralizzato. Io non so come dirla questa cosa, mi aspetto ovviamente che anche da parte del governo, sarebbe per la verità responsabilità parlamentare e delle forze politiche. Noi abbiamo questa grande ipocrisia in Italia, abbiamo una legge che per alcuni versi è sacrosanta, la Severino, per altri versi, dal mio punto di vista, è sconcertante. Cioè un parlamentare che fa abuso d'ufficio, un ministro, un sottosegretario, vive tranquillo. Un povero Cristo di amministratore locale o dirigente locale fa un abuso d'ufficio, viene sospeso, rovinato nella sua vita. Ma è mai tollerabile questa situazione in Italia? Allora, la moralità è una cosa seria, che si misura innanzitutto nella vita reale, quando devi assumerti responsabilità, ma che ha come presupposto anche il diritto uguale per tutti i cittadini. Oggi la situazione non è così. Allora, su questo punto abbiamo marcato una linea di anche di critica tra di noi, nel senso che Vincenzo Enzo, giustamente o no, dal suo punto di vista ha contestato quello che io ho fatto non più tardi di poco meno di un anno fa, e questo la dice anche lunga sul fatto che possano esservi opinioni difformi e diverse, contemporaneamente però lavorare insieme. Credo che questo sia un passaggio importante in un clima in cui il nostro paese è pieno di gente che non soltanto non si riconosce, non si legittima reciprocamente, ma si insulta, si offende, basta avere un'opinione diversa e si scatenano le rabbie incrociate. Io credo che sia un fatto molto, molto serio e significativo di un metodo diverso. Oggi quella vicenda si è conclusa, lo voglio dire, perché abbiamo totalmente rispettato la legge anche in quelle parti che non erano condivise, nel senso che la legge si rispetta, appunto, e quindi noi abbiamo fatto le procedure previste dalla legge. La vicenda di Enzo De Luca si è risolta con una soluzione piena, bene ricordarlo perché è un passaggio molto importante, e contemporaneamente la discussione sulle regole del gioco è una discussione che continueremo a fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Io vorrei chiudere, perché siamo stati fin troppo lunghi, ma ci tengo a dire tre o quattro cose al volo coinvolgendoti. Uno, Nicla e Ornella parlano dell'alta velocità. Tu hai l'alta velocità che è arrivata fino a Salerno, sì. Sindaco, rimane il tema di da Salerno portarla a Reggio Calabria e da Napoli portarla a Bari. Nel patto per il sud, se non sbaglio, Napoli-Bari è previsto. Napoli-Bari sì, alta velocità, alta capacità è previsto, per Reggio Calabria no. Qui bisogna fare un discorso di verità, ne parlavamo ieri con l'amministratore delegato delle ferrovie, Mazzoncini è un investimento che richiederebbe 20 miliardi di euro e che produrrebbe un vantaggio di non più di mezz'ora sulla tratta, diciamo, Reggio Calabria-Roma. Alla fine diventa sicuramente più vantaggioso prendere l'aereo. Allora, io credo che bisogna fare un intervento anche in Calabria, bisogna velocizzare, bisogna riadeguare anche il trasporto su ferro, ma anche qui parliamo con grande onestà fra di noi e non raccontiamo frottole, pensiamo soprattutto a fare reti fognarie, strade che sono saltate dappertutto, assetto idrogeologico e impianti di depurazione delle acque. Questa per me è la priorità. E l'accelerazione dell'alta velocità comunque sta dentro l'accelerazione dell'alta velocità a capacità, l'accelerazione nella zona diciamo tirrenica che da Salerno scende giù fino a Reggio Calabria è comunque prevista anche nel patto per la Campania, con le caratteristiche che condivido vengono dette da Enzo De Luca e che sono state spiegate da Renato Mazzoncini, cioè inutile spendere miliardi e miliardi per fare l'altissima velocità a capacità per mandare un treno a oltre 300 all'ora quando puoi fare un sistema molto più efficace, ma comunque con un po' meno soldi, e contemporaneamente sistemare ciò che non è sistemato. C'è però un punto che invece riguarda solo voi, su cui ti chiederei un impegno. Oggi, tra l'altro, metteremo su Twitter e su Facebook, dopo il video, oggi è il 28, quindi si apre oggi il centro visite di Pompei, è una cosa straordinaria, Pompei sta crescendo costantemente, i risultati sono meravigliosi,
pregherei dopo di mettere il video anche con Servillo e con il video che oggi è proiettato al tempio di Iside dentro gli scavi di Pompei mirabilmente guidati dal professor Osanna. La cosa che voglio segnalare è che c'è un problema però di circumvesuviana e di servizio, questo è più regionale anche con i denari nostri, però di servizio in quell'area, lì bisogna migliorare il servizio. È una delle nostre priorità ovviamente, noi abbiamo ripreso in mano questo che è uno dei grandi servizi di civiltà nei quali siamo impegnati, a trovare soluzioni europee. Abbiamo investito i primi 84 milioni di euro per dare alle Ferrovie dello Stato per il trasporto dei pendolari 84 milioni di euro, 12 treni nuovi, ne abbiamo inaugurato uno qualche giorno fa. Investiamo complessivamente 600 milioni di euro per rinnovare tutto il parco rotabile su ferro e su gomma, ovviamente il tempo strettamente necessario per avere la consegna di questi treni, ma non c'è dubbio che qui dobbiamo recuperare ritardi pluridecennali. Ogni tanto qualcuno ci invita, sai come diceva quello, no? Qui non può dare più cattivo esempio da buoni consigli. E qui siamo sulle grandi citazioni liguri. In questo momento noi siamo inondati di buoni consigli da parte di tutti quanti. Poi, solo questa cosa me la dico, poi un personale politico in Campania che è veramente di altissimo livello. Noi siamo passati da... No, è perfetto, andiamo a quella dopo. Pierluca dice che l'Italia non si ferma a Bari, c'è anche il progetto della Bari-Lecce, quando firmeremo anche il patto per la Puglia, speriamo di poterlo fare presto, ci inseriremo anche questo. C'è un passaggio sulla circumvesuviana e più già su Pompei, Carlos dice su Pompei non date soldi agli scavi, è falso, e tra l'altro segnalo, così rispondo anche a Giuseppe, che il 1° maggio, domenica, noi abbiamo scelto di festeggiare la festa del lavoro non soltanto con le cerimonie ufficiali ma anche con un grazioso regalo ai funzionari di Palazzo Chigi, perché faremo il CIPE domenica 1° maggio, e nel CIPE ci saranno 2,5 miliardi sull'università e la ricerca, sulla ricerca soprattutto, e 1 miliardo sulla cultura. Non ci crederete, ma De Luca come Campania prende i soldi anche lì, quindi nessuno di voi ci crederà, ma è nonostante abbia rapito, ora ci puoi restituire Claudio De Vincenti e restituircelo indietro. No, è chiarito bene a Lotti che... Fai per bene anche questa, ecco. Allora, ultime questioni, ti segnalo per te e per i tuoi, poi moltissime domande sono arrivate sui precari della sanità in Campania, Manuel ed altri, e sulle liste d'attesa, vi ha detto il Presidente De Luca l'impegno della Regione su questi temi. Vabbè, qui sono tutte questioni che non riguardano la Campania, per cui ve le lascio. Comunque sono i medici dell'ARSAN, giusto? Quindi credo che sia una questione che tu conosca molto bene. Ultima questione, anzi le ultime due, Nicolò, che mi chiede quando ci sarà il nuovo ministro dello sviluppo economico. Io aggiungo che ne parleremo la settimana prossima. E questa è l'ultima in assoluto, e così prendiamo l'ultima domanda che arriva da Facebook e la giriamo al Presidente della Campania, basta che sia l'ultima decente, eccola qua, no, questa direi di no, vabbè, ce ne sono alcune che sono di vario genere, sulle adozioni ci torneremo in una delle prossime volte. Daniele, il bonus dei 18 anni come funziona? Ancora non è partito, quando funzionerà sarete tutti informati. Gli autotrasportatori, il resto lo lascio. L'ultima domanda sulle scuole di Napoli così, e della Campania. Questione edilizia, noi abbiamo messo un po' di soldi sulla edilizia scolastica, non so quanto di preciso avete preso voi come regione, edilizia scolastica e universitaria in Campania, e poi chiudiamo su questo. Sanità, sulla sanità e i precari della sanità abbiamo già cominciato la stabilizzazione di oltre 2.000 lavoratori precari, abbiamo sistemato e stabilizzato quelli che avevano un contratto a tempo determinato, entro l'anno stabilizziamo i lavoratori che avevano contratti atipici, 2.000 persone che vengono stabilizzate. Nel contempo stiamo facendo davvero una rivoluzione nella sanità campana. C'è un episodio simbolico che voglio raccontare. Fra le tante cose che sporcano l'immagine di Napoli, della Campania del Sud, ci sono le barelle dei malati nei corridoi di qualche ospedale, in modo particolare del Cardarelli, che è un ospedale peraltro eccezionale con grandi professionalità mediche.
Ho dato di tempo fino a fine maggio per eliminare fino all'ultima barella dai corridoi. Se troviamo anche una sola barella a medicina d'urgenza, li mandiamo a casa tutti quanti. È una di quelle cose simboliche che servono a convincere tutti quanti che si è voltata pagina. Da fine maggio, oltre che l'inizio della ripulitura della terra dei fuochi, ci sarà anche un'altra immagine della sanità campana, un'immagine civile nei rapporti con i pazienti e anche nell'organizzazione sanitaria. Per quello che riguarda il resto, credo trasporto, non ricordo l'altra domanda. Il tema scuola e università. Mi sono perso. Per quanto riguarda la scuola, noi investiremo 190 milioni di euro. Mi piace questo giochino, però lo fai anche te, Mi piace, ma non ho visto bene perché non ci vedo. Io poi, diversamente da te Lotti, non mi sono a disagio con queste pastelle che mi mandate però, al manicomio. Mandiamo al manicomio. Tutti quelli che stanno seguendo il profilo invece Twitter di Enzo De Luca, è il suo staff che lo sta, perché tu stai costantemente twittando a tua insaputa, quindi lo dico, mentre io sono personalmente, lui è, tranquilli, quindi non nessuno poteva dubitare che fossi io a mandare, vabbè, lasciamo stare, ma l'hai mandato al manico fra poco per parlare con voi, ci dobbiamo mandare il piccione viaggiatore, dillo allora. Intanto c'è l'ultima, Ciro, Ischia 25% del PIL campano, mi sembra tanto. Come sono le proiezioni turismo di questa stagione in Campania e poi terminiamo con l'ultima cosa. Abbiamo avuto, credo, risultati straordinari a Napoli e in Campania. Devo dire con molta sincerità e onestà, anche a prescindere da noi e dalle nostre iniziative. Perfetto. Nel senso che abbiamo un territorio così ricco di patrimonio storico, artistico, ambientale che veramente richiama tutto. Devo dire che anche per una straordinaria attenzione nuova del governo, Pompei, Caserta, Carditello, Pompestum, noi stiamo registrando un incremento davvero straordinario. Il nostro compito è darci un'organizzazione e organizzare la mobilità. Chicco dice: se De Luca riesce a togliere le barelle dal Cardarelli lo fanno Red Italia. Buoni, perché se no ci crede. Allora, abbiamo fatto una bella chiacchierata, credo a 360 gradi, siamo partiti con Riccardo Luna, domani c'è un'iniziativa importante, tanti eventi anche in Campania su internet, la banda larga, il digitale, botta e risposta significativo, perché abbiamo raggiunto circa 800.000 persone, qualcosa meno credo, 769.000 persone raggiunte, quindi abbiamo toccato, molte persone sono state coinvolte da questa lunga conversazione, abbiamo poi affrontato la questione della Campania e delle priorità per la Campania. Abbiamo anche visto alcune cose su cui non siamo totalmente d'accordo, ma c'è un punto che ci unisce e ci lega in modo straordinario, e cioè il fatto che questo paese, se sbloccato, rimette in moto la speranza in tutta Europa e in tutto il mondo. Cioè smettiamo la logica e la cultura, smettiamo con la logica e la cultura del piagnisteo, per cui le cose non si possono fare, ma noi qui non ce la facciamo, ma c'è sempre un buon alibi. Per anni alcuni politici sono stati campioni mondiali di alibi. Noi siamo dell'idea che si debba finalmente e definitivamente cambiare approccio e investire, se Dio vuole, in un paese che finalmente rimette in moto grazie alle proprie bellezze. Io l'altro giorno ho visto un po' delle bellezze campane e certo c'è da fare, perché arrivi alla Reggia di Caserta e ti dicono bisogna mettere a posto i bagni, giusto, bisogna mettere a posto i bagni, metteremo i denari anche per quello, però contemporaneamente adesso alla Reggia di Caserta c'è un direttore, il dottor Felicori, che addirittura gli stessi sindacati della Reggia di Caserta hanno scritto una letteraccia contro dicendo lavora troppo. Ecco, questo è il tempo in cui c'è un'Italia che lavora, che non è mai troppo, che lavora tanto e che vuole creare posti di lavoro per gli altri. Grazie Vincenzo De Luca per essere stato con noi, e abbiamo anche svelato che non twitta direttamente, però invece le frasi che dice sono frasi vere, e vorrei ringraziarlo anche per essere stato stranamente moderato ed essersi... Ho fatto training autogeno prima di entrare. Sono... Alla prossima, spengete tutto perché...